Il Latte Dolce perde 1-0 nella gara di andata della finale nazionale dei play-off per la Serie D. In casa del Montegranaro i ragazzi di Pierluigi Scotto sfoderano una prestazione di alto livello, nonostante le incredibili vicissitudini legate al viaggio nelle Marche, ma vengono puniti da un destro da fuori area di Argiolas, attaccante sardo, a un minuto dal fischio finale. I biancocelesti si portano avanti fin da subito. Al 13° lungo fallo laterale di Niedu, sponda di Ruggiu e Delizos, sempre in gioco aereo, non inquadra la porta. Usai e compagni giocano in velocità, creando problemi alla retroguardia di casa. Qui i difensori in maglia blu sono costretti ad atterrare Maser all'altezza dei 25 metri. Si incarica della battuta lo specialista Andrea Muro, ma la sua parabola passa sulla testa di Chiodini. Al 25°, seconda palla gol per il Latte Dolce. Usai sfugge alla marcatura dei centrali e punta verso la porta. Serve Mura che gli restituisce il pallone, ma sul sinistro del bomber è determinante il numero uno di casa. I ragazzi di Scotto continuano a tenere palla, mettendo in mostra una personalità impressionante in casa di una squadra costruita per vincere. Dopo un'azione manovrata, Masala riceve da Ruggiu e cerca Andrea Mura sul secondo palo, ma il numero 11 comete fallo in attacco. La prima vera occasione per il Montegranaro arriva in chiusura di primo tempo. Il solito Argiolas sfugge alla marcatura di Cocco, ma sbatte contro Magliona, che sventa la minaccia. Lo stesso Argiolas però al 94° lascia il segno, con questo destro dalla distanza, che si infila alla destra del portiere sassarese. Doccia fredda per il Latte Dolce, ma è forte la consapevolezza che domenica al comunale la rimonta è cosa possibile. Montegranaro batte Latte Dolce 1-0.